Nella sede di Sel Gruttali, il coordinatore cittadino Franco Galeano, affiancato dai consiglieri comunali La Corte e Liuzzi, ha tenuto una conferenza stampa all'indomani dell'elezione del Presidente del Consiglio nella persona di Alfonso Magnusso. Veloce l'accenno al consigliere Guarini, essendo passato come contesa, non ha sconvolto più di tanto il suo passaggio ad altri siti. Poi non poteva mancare il riferimento all'accordo programmatico prima del ballottaggio con Alabrese, nonostante il quale Sel ancora una volta si è dichiarato all'opposizione e lo sarà finché non coinciderà l'intervento. Ha fatto in questi mesi. Ma che fine ha fatto il documento sottoscritto alla vigilia del ballottaggio? Premetto che aspettiamo ancora delle scuse da tutti coloro che in quei giorni si sono inventati veggenze, sostanzialmente. Tutti sapevano che se avrebbe avuto questo o quell'assessorato, questo o quella poltrona, questo o quello incarico. Insomma, per chi è in malafede io lo capisco, no? Nel senso che aveva bisogno in quei giorni di dire quello che gli conveniva. Per chi invece lo aveva letto diversamente, io credo che i fatti poi alla fine ci stanno dando ragione, nel senso che quello era e rimane per quanto ci riguarda, dopodiché vedremo il sindaco come la pensa a tal proposito, perché abbiamo chiesto un incontro a breve, anche durante quelle che vengono definite le vacanze, insomma la sosta estiva, abbiamo chiesto un incontro per capire bene. La questione del bilancio diventerà da settembre un problema che Sel, insieme ai due consiglieri, La Corte e Liuzzi, affronterete in una certa maniera, come avete anticipato in conferenza stampa. Come? Intanto noi che abbiamo già chiesto al sindaco un incontro di merito, mi permetto di precisare, l'abbiamo chiesto come una battaglia migliore, perché come coalizione intendiamo proseguire il confronto per il rispetto dell'accordo politico fatto a suo tempo col sindaco, e chiederemo al sindaco che l'attivo di bilancio di circa 800.000 euro che è emerso nel 2010 venga impegnato per investimenti in conto capitale, in particolare in direzione dei distretti rurali e del distretto delle piccole e medie imprese anche ceramiche e delle politiche per l'occupazione giovanile. Perché Grottaglia ha bisogno di sviluppo, non di clientelismo o di ulteriore rendita edilizia. Quindi bisognerà dar valore a quel famoso accordo, perché quell'accordo al momento non è stato onorato? Diciamo che al momento non è stato nemmeno possibile discuterlo, perché la maggioranza era impelagata nella sua discussione interna sugli assetti di potere, tra virgolette, le poltrone. Tant'è vero che anche in sede di Consiglio Comunale sulla presidenza è una maggioranza che non è stata nemmeno capace di cogliere il valore della proposta politica che gli abbiamo presentato, non solo come Grottaglia Migliore ma anche con le altre opposizioni, che sino a ieri sera ci consideravamo minoranza, ma dopo il voto di ieri sera ovviamente c'è un'opposizione e c'è una maggioranza nuova, tra l'altro, qui specificherò. Noi gli avevamo detto di lavorare sul funzionamento dell'istituto Consiglio Comunale su basi nuove e diverse, visto che l'assetto del governo è dato dall'elettorato col voto al sindaco. Il Consiglio Comunale ha funzioni di indirizzo in particolare e di promozione, per cui la Presidenza ha da esercitare questa funzione a garanzia dell'indirizzo. Ecco perché era importante avere un Presidente condiviso da tutti e un Vicepresidente condiviso da tutti, un espresso dalla maggioranza e un espresso dalla minoranza. Come al solito la maggioranza, avendo già deciso prima tutti i suoi assetti di potere e di spartizione, non ha voluto capire il segnale nuovo che gli era stato presentato da questa nuova opposizione che sta sui fatti e propone cose nuove, non un film già visto del passato. Abbiamo notato che la maggioranza che sostiene Ciro Labrese a sindaco adesso ha fatto dei nuovi acquisti. Tra questi nuovi acquisti c'è, stante al voto espresso all'architetto Alfonso Manigrasso, anche di Santoro, che è una novità politica. Lui nel Consiglio Comunale si è schierato
sulla proposta della maggioranza. Poi sugli altri punti all'ordine del giorno, una volta che avevano concordato sull'assetto del potere, se ne sono andati a fare che cosa? Fatti loro, legittimi, ma noi abbiamo notato che senza quella parte responsabile dell'opposizione, dopo l'elezione del Presidente del Consiglio e l'approvazione del bilancio consuntivo, non c'era più nemmeno il numero legale se noi non avessimo continuato a fare il nostro dovere sino all'ultimo.